Buongiorno, ieri ho scritto su Facebook un piccolo post che si riferiva ai nodi lunari, nodo nord e nodo sud, e al numero 18 e 19, come questi due numeri tornino in maniera ricorrente e continua, legandosi appunto come in una danza ai nodi. Visto che alcune persone mi hanno chiesto dei chiarimenti anche su quello che intendevo come cambio di latitudine della Luna e via dicendo, ho pensato di fare un brevissimo video di 5 minuti per spiegare questo aspetto magari un pelino più tecnico. Allora, condivido lo schermo. Partiamo dal presupposto che il senso di rotazione dell'asse dei nodi si muove in senso retrogrado, quindi non segue l'ordine antiorario dei 12 segni, ma quello orario inverso, perché il 18 e il 19 tornano continuamente. Guardiamolo proprio attraverso il grafico. Rivediamo quello che abbiamo detto ieri. Allora, il 18 e il 19 sono numeri strettamente collegati ai nodi, il nodo nord e il nodo sud. Questo è il glifo del nodo sud, la coda del serpente. Questo è il glifo del nodo nord, la testa del serpente. Il 18 e il 19 sono numeri strettamente collegati ai nodi lunari, il nodo nord e il nodo sud. Tornano e ritornano continuamente in un avvicendarsi che sembra quasi una danza. Quando questo avviene, un numero assume un significato importante perché entra dentro qualcosa di più grande, dentro un incastro preciso che proprio per questo ritorno diventa altamente simbolico. 18-19 anni è il tempo necessario affinché l'asse dei nodi, i due nodi, percorrano i 12 segni dello zodiaco. Invece, 18-19 mesi è il tempo medio di transito dei nodi all'interno di ogni singolo segno zodiacale. Cosa vuol dire? Che i due nodi stanno all'incirca 18-19 mesi a percorrere 30 gradi longitudinali. Infine, 18-19 giorni è il tempo che i nodi trascorrono in media su un singolo grado zodiacale longitudinale. Quindi, su un grado 18-19 giorni, su un segno 18-19 mesi, sui 12 segni 18-19 anni. Ma ancora un ritorno incredibile di questi due numeri, l'asse dei nodi percorre infine ogni anno circa 18-19 gradi longitudinali. Attenzione, nei nodi c'è sempre la possibilità, anche nei software astrologici, di scegliere fra nodo vero e nodo medio. Perché? Perché ci sono delle oscillazioni che in un caso vengono annullate da una media, in un altro vengono rispettate e mantenute tali. Io tendenzialmente mi muovo sempre col nodo medio. Nell'antichità i nodi erano ovviamente già conosciuti e in generale si considerava che il nodo sud avesse effetti restrittivi con tutto ciò con cui entrava in contatto, mentre il nodo nord avesse effetti accrescitivi, di ampliamento rispetto a tutto quello che andava a toccare. Era quindi capace di migliorare il bene, se magari congiunto a un benefico, ma anche di amplificare il male, se magari congiunto appunto a un malefico. Era infine considerata positiva la congiunzione del nodo nord ai benefici, negativa quella del nodo sud ai malefici. Quando la Luna è in quadratura ai nodi, è in un momento delicato perché vive un cambio di direzione fra il suo scendere e il suo salire. Ai nodi, invece, vive un cambio di latitudine, da nord a sud e viceversa. Visto che questa frase mi è stata proprio chiesta, ho preparato due piccoli grafici. Intanto partiamo da un presupposto. Cosa sono i nodi? Allora, abbiamo il punto di vista geocentrico terrestre. Noi siamo qua, sulla Terra. Quindi l'astrologia ha sempre una visione geocentrica e non eliocentrica. Quindi noi dalla Terra, che ha una certa inclinazione sul suo asse di 26 gradi, ma questo qua non ci interessa, vediamo il Sole che ruota attorno a noi, e che
nei 12 mesi dell'anno compie, attraversa i 12 segni zodiacali. Da un punto di vista astrologico, il punto d'inizio è il punto vernale, 0 gradi Ariete, e non il 1° gennaio come il calendario civile. Il percorso apparente del Sole intorno alla Terra, quindi questa righina marrone non tratteggiata, è l'eclittica. Quindi l'eclittica è l'orbita solare intorno alla Terra. Invece l'orbita lunare è, sempre con punto di vista geocentrico terrestre, la righetta tratteggiata. Come vedete, sono un po' sfasate, non coincidono, non sono l'una sull'altra, ma hanno una differenza di 5 gradi. Quindi il piano dell'orbita lunare è inclinato di 5 gradi rispetto a quella del Sole. No? Quindi l'eclittica è come se fosse questa righina nera, e invece l'orbita lunare, come vedete, è un po' su. Cosa comporta questo? Che ci sono due punti in cui l'orbita lunare interseca, incrocia quella solare, e questi due punti sono i nodi lunari. Cosa significa questo in primis? Che i nodi lunari non sono reali, non sono dei pianeti, non sono dei satelliti, non sono degli asteroidi, non sono delle comete, sono punti fittizi, virtuali, e quindi hanno un tipo di energia completamente diverso da quelli che sono invece i corpi reali. Quindi è un punto fittizio, virtuale, eppure profondamente intenso. Riguardo proprio alla domanda che mi è stata fatta ieri, cosa significa il cambio di latitudine della Luna collegandolo ai nodi? Allora, è proprio ai nodi che la Luna nel suo percorso cambia latitudine. Perché? Perché il nodo nord è proprio il punto in cui la Luna passa nel suo cammino, nella sua orbita, da una latitudine sud sotto l'eclittica a una latitudine nord. Viceversa, il nodo sud, il nodo lunare sud, è proprio il punto in cui l'orbita lunare interseca quella solare, e dalla latitudine nord sopra l'eclittica passa alla latitudine sud sotto l'eclittica. Quindi per questo si dice che la posizione ai nodi è delicata, perché in quel momento la Luna sta vivendo un cambiamento, un mutamento di latitudine. Nell'antichità si pensava che questo creasse proprio una zona un po' delicata per la Luna, addirittura intorno ai 10-12 gradi. Una parentesi, non solo la Luna ha i suoi nodi, tutti i pianeti hanno i nodi, tutti i pianeti hanno due punti di intersezione fra la loro orbita e l'eclittica. Quindi il nodo nord e il nodo sud di per sé non si identificano con la Luna, il nodo lunare nord-sud, poi sono quelli magari più utilizzati, però anche Mercurio ha i suoi nodi, anche Venere, Marte, Giove, Saturno, insomma tutti i pianeti hanno due punti di incrocio dell'orbita, della propria orbita con l'eclittica, che si chiamano nodi. Cosa significa invece che la Luna, quando è in quadratura ai nodi, cambia direzione, quindi non latitudine, direzione. Immaginiamo di creare l'asse dei due nodi e un asse perpendicolare. Avremmo ovviamente queste due assi, questa e questa, che hanno fra di loro un angolo di 90 gradi. Quando la Luna è pressappoco qui e quando la Luna è pressappoco qui, è in quadratura all'asse dei nodi, 90 gradi. Cosa vuol dire? Quando il percorso della Luna ha questa direzione, passa dal nodo nord, latitudine sud, latitudine nord, quando, e quindi sale, arriva a un apice, che è appunto il punto di quadratura a 90 gradi dei nodi, e da quel punto di vista cambia direzione, inizia a scendere. Scende,
interseca il nodo sud e quindi passa da latitudine nord a latitudine sud, scende, 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 incontra la nuova quadratura da questa parte e di nuovo cambio di direzione e inizia a salire. Ecco perché si dice che i due punti che quadrano i nodi danno un cambio di direzione, non di latitudine, alla Luna. Ricordiamoci infine che le eclissi, sia solari che lunari, possono verificarsi solo in prossimità dei nodi, perché anche questa è una cosa da tenere sempre ben presente. Se non fosse così, avremmo un'eclissi ogni volta che abbiamo una luna nuova o una luna piena. Invece ciò non avviene, è raro. In media abbiamo circa 4 eclissi all'anno, tendenzialmente. Quindi, quando si verifica questo, abbiamo o una luna nuova in caso di eclissi solare o una luna piena in caso di eclissi lunare, e questo avviene sempre vicino ai nodi. In astrogenealogia, invece, i nodi lunari rappresentano altro. Allora, il nodo sud rappresenta tutto quello che nell'albero, a livello familiare, a livello di clan, siamo già riusciti a vivere, ad assimilare, a integrare. Non è detto che tutto sia già stato risolto, elaborato, superato. Ci possono essere anche delle dinamiche che creano ancora fatica, dolore, che collegano ad antiche ferite. Ma in ogni caso siamo all'interno di qualcosa su cui abbiamo come sviluppato un callo, abbiamo fatto resistenza, resilienza, no? E quindi siamo all'interno di qualcosa che già conosciamo e se è benefico e positivo, è qualcosa che abbiamo già assimilato e messo fra le nostre, fra virgolette, armi dell'albero a disposizione. Se è qualcosa di faticoso, rimane faticoso, ma una cosa già conosciuta faticosa ha sempre un peso diverso di qualcosa di completamente nuovo e faticoso di fronte al quale ci possiamo trovare. Quindi indica tematiche dell'albero, e qua è molto interessante studiare il segno, la casa, e se c'è qualcosa lì del nostro tema, del tema di altre persone della nostra famiglia, o se qualcosa si attiva per transito, progressione, no? E quindi andremo a valutare in questo modo il nodo sud. Invece, diverso è il discorso per il nodo nord, perché il nodo nord ci proietta verso territori sconosciuti, ancora da comprendere, da vivere, da affrontare, per questo disturbanti. D'istinto ci ritraiamo, non ne siamo così convinti, dobbiamo dobbiamo come sforzarci in qualche modo di affrontare le tematiche, il segno, i contenuti del nodo nord del nostro tema, proprio perché non è qualcosa a portata di mano, non è qualcosa di familiare. E quindi magari poi ci regala dei doni e dei talenti strepitosi, però all'inizio siamo leggermente diffidenti. È come se il nodo sud ci desse già un filtro sulla realtà, un filtro sull'esistenza che proviene dalle esperienze passate dell'albero. È come un paio di occhiali che ci danno alla nascita e con quelli ormai siamo abituati a vedere e quindi c'è tutto abbastanza familiare. Il nodo nord impone un altro cammino, un altro approccio, un altro percorso. L'asse dei nodi, quindi, è come una connessione fra il passato e fra il futuro. Il nodo sud è come un punto molto inerte, perché al suo interno ha proprio degli automatismi, delle ripetizioni, delle abitudini che tornano e che non si mettono neanche più in discussione, proprio perché sono proprio molto, interiorizzate nel nostro albero. Il nodo nord ha proprio il compito, ripeto, spesso disturbante, di far vacillare queste certezze. È ovvio che in un tema natale che d'istinto ama il cambiamento, molto acquariano, con molti segni mobili, con caratteristiche che portano a una certa facilità al cambiamento, il nodo nord sarà integrato più facilmente rispetto a degli altri temi natali o storie di alberi in cui il cambiamento magari è visto distinto con una certa diffidenza, ostilità, come se il fatto che una cosa è nuova di per sé è sufficiente a renderla potenzialmente pericolosa, destabilizzante. Quindi anche la lettura dell'asse dei nodi, come ogni altro aspetto astrologico, va calato nel singolo tema. La stessa asse, per quello non ci sono regole fisse delle letture dei nodi validi per tutti. A 10 persone
con lo stesso asse gemelli sagittario dei nodi avranno 10 letture diverse, perché vanno calate nel loro specifico singolo tema. È come se credessimo che il mondo ha lo sguardo del nostro nodo sud e faticassimo a capire che può invece esistere anche altro e che il mondo invece può avere tutt'altre visioni e che la nostra, che diamo per sottintesa, è assolutamente parziale e personale ed influenzata sia dalla nostra esperienza biografica, ma in caso del nodo sud soprattutto dalle precedenti esperienze del nostro albero di provenienza. In astrologia karmica ovviamente si fa un'ulteriore lettura dei nodi come collegati il nodo sud a vite precedenti, a un karma già vissuto, e il nodo nord a una direzione nuova verso cui andare. Personalmente, da astrogenealogista, io vedo il nodo sud come esperienze già vissute e maturate dall'albero e il nodo nord una tendenza a dover esplorare invece territori nuovi. Stiamo anche attenti ai transiti sui nostri nodi. Per esempio, un transito di Urano al nodo nord può indicare momenti di vita profondamente innovativi, profondamente destabilizzanti, ma nel senso di aprire nuove porte, aprire nuovi orizzonti, far alzare lo sguardo finalmente da quel nodo sud ed alzarlo con coraggio al nodo nord. Se arriva Urano, questa cosa avviene in 4 e 4, 8. Se arriva Plutone, il cammino può essere più profondo, più doloroso, a volte anche più drammatico. Quando un pianeta di transito si congiunge a un nodo, attiva quell'energia. Quindi, in sintesi, in astrogenealogia i nodi rappresentano eredità transgenerazionali, epigenetica. Attenzione, ormai la scienza spiega perché i traumi e le paure dell'albero vengono trasmesse geneticamente attraverso i marcatori. Se voi andate nella pagina dell'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, dell'AIRC, c'è un articolo che anzi posterò nei prossimi giorni che spiega esattamente come addirittura certi tumori possono essere agevolati dalla presenza nell'albero, nelle generazioni precedenti, di particolari traumi e dolori. Sembra una pagina di psicogenealogia. Il nodo sud ovviamente ha un'iscrizione molto profonda e inconscia. Non è così semplice lasciarselo alle spalle solo perché so cosa rappresenta. Non è che se io dico, ah vabbè, questo è tutto ciò che è già assimilato, posso lasciarlo, lo lascio. Cioè, ovviamente i meccanismi psichici, emotivi e relazionali che sono dietro a ogni punto del tema natale sono profondamente inconsci, sono profondamente radicati e non è così semplice smuoverli solo perché li vediamo. Non è detto che la consapevolezza intellettuale sia sufficiente a togliere determinate letture, visioni, a volte incastri. Infine, una chicca, perché veramente in questa danza del 18 e del 19 io non sono una tarologa, però insomma il linguaggio simbolico dei tarocchi è talmente affascinante che credo che chiunque dovrebbe dedicare parte della propria vita per studiarlo. Il 18 e il 19 tornano anche nei tarocchi, ma tornano in maniera splendida e meravigliosa nei tarocchi, perché sono i due arcani maggiori che indicano rispettivamente la luna e il sole, no? E quindi il 18 indica la luna, il 19 indica il sole, e cosa rappresentano i nodi lunari, 18-19 che torna e ritorna continuamente, se non l'orbita del sole che interseca quella della luna. Insomma, è meraviglioso. Io adesso interrompo la condivisione. Ecco qui la coppia, allora ovviamente la luna è il 18, il sole è il 19, sono due arcani maggiori, qua ci sono, io li ho di vari mazzi, scusate che inverto, la luna è il 18, il 19 è il sole, e infine questi bellissimi che a me piacciono tantissimo, che sono The Medieval Tarot, i tarocchi medievali,
con queste figure meravigliose che indicano i nostri due luminari. E con questa bellissima immagine dei tarocchi vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una bellissima giornata. Arrivederci.